Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video tutorial in collaborazione col sito Elbiz. Dal sito Elbiz avevo preso diverse cose interessanti, tra cui diversi cipollottini. Adesso vi mostro un pochettino il materiale velocemente, poi vi lascio all'unboxing qui nella i di informazione per chi si fosse perso appunto l'unboxing di Elbiz. Dicevo, ho preso diverse tipologie sia di dimensione e sia di colorazione differenti di cipollottini e sinceramente quando ho creato questo modulo che adesso vi mostrerò, non avevo alcuna idea in mente, proprio il vuoto totale. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messa davanti tutto il materiale come faccio di solito, ho creato un caos con la telecamera davanti e ho registrato un CRIAMO insieme con le perline in versione editata. Ed è nata la Pandorella Princessa, ed eccola qua. Questa è la mia Pandorella, l'ho chiamata principessa in spagnolo, princessa, e presenta appunto tre rivoli, uno verde, uno rosa e l'altro fucsia. Questa è nel dettaglio tutta la Pandorella che io sinceramente adoro. Qui c'è il gancino perché sono indecisa se aggiungere una nappina oppure un'altra, una cosina pendola o delle catene, non so, quindi al momento la lascerò in questo modo. Invece, per quanto riguarda la parte sopra, ho aggiunto questo anellino da 12 mm in alluminio martellato e poi ho aggiunto questa bellissima collana fatta col chiavetto d'acciaio con tutti i cipollottini che ho preso appunto dal sito di Elbiz, intervallato da queste sferette in oro in acciaio. Poi la collana è davvero molto molto lunga. Infatti non so se si nota, ma nella parte finale ho aggiunto questa catena molto sottile, sempre in acciaio, con queste micro sfere, sempre, eccole qui, sempre in acciaio, e ho realizzato appunto questa collana lunghissima, infatti arriva fin sotto al seno, e l'ho realizzato appunto così, in questo modo, con una parte diciamo luccicosa, una parte sempre luccicosa però in versione metallo. Niente, questo è la Pandorella Princessa. Io spero che sia di vostro gradimento. Ovviamente so che nel web ci sono diverse pandorelle con più rivoli o anche tre rivoli. Questa è la mia interpretazione con la mia incastonatura e spero che sia di vostro gradimento. Lasciatemi un commentino e un like e vi lascio al tutorial. Ciao! Il materiale per poter rincastonare i rivoli è un rivoli da 14 mm, l'ho scelto in questa bellissima colorazione. Rockailu DC0, sto utilizzando queste qui, le Permanent Finish Galvanized Rose Gold, e sono appunto le PF 551. Poi Rockailu 80 della Toho, io sto utilizzando queste qui che sono le Lustered Navajo White. E poi sto utilizzando i cipollottini presi appunto dal sito di Elbiz e il codice è questo qui, sono cipollottini da 4x3 mm. Come filo vado ad utilizzare il monofilamento da 0,16 mm e come ago utilizzo un pony misura 12. Inserite sul vostro ago e sul vostro filo esattamente 12 rocaille della Toco, queste qui, le Permanent Finish Rose Gold. Le portate alla fine del filo, chiudete la lavorazione a cerchio ed effettuate 3 nodini. Questo è il risultato. A questo punto inserite sul vostro ago e sul vostro filo una 11, 2,8 e una 11 e rientrate, il mio filo fuoriesce da questo punto e rientrate in due perline andando in questo modo, andando in direzione opposta e tirate bene il filo. E questo è il risultato. A questo punto rientro anche in queste due rocaille 11,0 che vengono subito dopo. Inserite una 11 e 2,8 e rientrate esattamente in 3 rocaille 11,0. Questa è la prima, la seconda e la terza. Quindi ripassate in queste 3 rocaille. E ripassate anche in altre 2 rocaille 11,0 per ripetere nuovamente questi passaggi. Quindi infilo l'ago in queste 5 rocaille. A questo punto di nuovo una 11 e 2,80 ed eccole qua. E rientro nuovamente in queste 5 rocaille, quindi la prima, le due della base e in altre due per continuare ovviamente la lavorazione. Rientro appunto in queste 5. Nuovamente una 11 e 2,8, rientro in queste 5 rocaille ed eccomi qua.
Proseguo così fino alla fine del giro. L'ultima sequenza da inserire, rientro con l'ago nella 11.0, questa qui sporgente laterale. Inserite due rocaille 8.0 e rientrate in questa rocaille qui sporgente di questo modulo, in queste due della base e di nuovo da quella da dove fuoriesce il mio filo. In questo modo ho completato tutto il giro. Ripasso anche in queste due 8.0 e tiro bene il filo. Questo è il risultato. Al momento fuoriesco esattamente da queste due 8.0. Inserisco un cipollottino sul mio ago e rientro in queste due rocaille 8.0 che vengono subito dopo. Faccio questo passaggio per tutto il giro. Questo è il risultato. Fuoriesco appunto dal primo cipollottino inserito. Inserite 7 rocaille oro e rientrate nel secondo cipollottino. Di nuovo 7 rocaille oro ed eccole. E rientrate nel terzo cipollottino. Fate questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato. Ho inserito appunto tutti gli archetti di 7 perline. Questo è l'ultimo archetto, mi sono infilata nel cipollottino e nelle prime 4 rocaille del primo archetto. A questo punto inserite 3 rocaille sul vostro ago e rientrate sempre nella quarta rocaille sporgente dell'archetto che viene subito dopo. Quindi 3 rocaille e andate in questa, altre 3 rocaille 11.0 e rientrate sempre nella quarta rocaille dell'archetto. Continuo così fino alla fine del giro, quindi sempre 3 rocaille e rientro nella quarta perlina. In questo modo l'incastonatura si chiude. E prima di stringere per bene tutta l'incastonatura, vado ad inserire ovviamente all'interno il mio rivoli da 14 mm. Quindi tengo e vado a chiudere. Ovviamente bisogna ripassare in queste ultime perline due volte per andare a stringere e compattare l'incastonatura. Rieccomi, l'incastonatura non è ancora terminata perché devo riscendere, io mi ritrovo in questa rocaille qui che è la quarta di questo archetto, ripasso in queste 3 rocaille per andare verso il basso dell'incastonatura e rivado anche nel cipollottino in questo modo. Inserite 4 rocaille 11.0 ed eccole qua e rientro nel secondo cipollottino che viene subito dopo. Faccio questo passaggio per tutto il giro, quindi altre 4 rocaille e rivado nel cipollottino che viene subito dopo. Ripeto questi passaggi. Rieccomi, ho incastonato altri due rivoli con la medesima incastonatura. Ho incastonato appunto un rivoli verde, un rivoli rosa e un rivoli fucsia. Adesso vado ad unire queste 3 incastonature. Rieccomi, fuoriesco esattamente da questo archetto qui di 4 perline, vedete il mio filo si trova in questo punto. Riprendo una seconda incastonatura e senza inserire alcuna perlina rientro nelle 4 rocaille dell'altra incastonatura. Vedete, in questo modo fuoriesco da questa e rientro nelle altre 4 rocaille. Nuovamente ritorno in queste 4 rocaille iniziali e vado a cucire questo lato di queste due incastonature, vedete, in questo modo, e ripasso nuovamente nelle perline della seconda incastonatura per fissarle per bene. Ok, in questo modo, vedete, ho cucito per bene le due incastonature. Adesso ripasso anche nel cipollotto, nelle 4 rocaille che vengono subito dopo, di nuovo nel cipollotto, di nuovo nelle 4 rocaille, nel cipollotto
e di nuovo nelle 4 locale. Ok, a questo punto vado a prendere l'altra incastonatura, ed eccola qui, e vado a cucire nuovamente la terza incastonatura con i medesimi passaggi. Quindi ripasso in 4 perline di quest'altra incastonatura per poi ritornare nelle 4 rocaille della seconda incastonatura. Questo è il risultato, ho collegato appunto le 3 incastonature. Questo è il davanti del lavoro e questo è il retro. A questo punto, con queste incastonature possiamo realizzare diversi design. Il primo design che mi viene in mente è quello di realizzare un bracciale. Basta realizzare le isoline una a destra e l'altra qui a quest'altro rivoli per poter aggiungere la catenina, o una catenina anche in alluminio con dei cerchi un po' grandi da 12 mm, in modo da realizzare un graziosissimo bracciale molto molto carino e fine, in questo modo, ed eccolo qua. E aggiungere appunto la catenina laterale e lasciare appunto questo decoro sul davanti. Oppure possiamo realizzare un orecchino, basta fissare con un cipollottino piccolino qui all'interno dell'incastonatura per rendere le 3 incastonature molto rigide e lasciare un orecchino pendolo rigido in questo modo e aggiungere poi la monachella qui in alto. Oppure un'altra idea è quella di chiudere la lavorazione in questo modo per realizzare una pandorella bella gigante con diversi lati e rivoli sfaccettati. Quindi io vado a realizzare quest'ultima versione e quindi vado a cucire anche queste 2 incastonature, sempre ripassando in queste 4 rocaille e rientrando nuovamente in queste 4 rocaille di partenza. Ok, in questo modo, in modo che ho bloccato le 3 incastonature. In questo modo. Adesso vado a decorare sia in alto e sia in basso la mia pandorella. Quindi, una volta bloccate queste perline, ripasso nel mezzo cristallo questo rosa. Ed eccomi qua. Ripasso anche in queste 4 locaille ripasso nel cipollottino e in queste 2 locaille sono ripassate in pratica in queste perline qui per sbucare appunto dalla terza rocaille, perché questa è la prima, la seconda, e quindi risbuco dalla terza. A questo punto prendo un cipollottino rosa preso sempre dal sito di Elbiz, questo è da 6x4 ed è questo qui il codice. Prendo appunto un cipollottino da 6x4 e rientro sempre. Io fuoriesco dalla terza rocaille, rientro sempre nella terza rocaille dell'altro lato, appunto dell'incastonatura rosa, e rientro anche nel cipollottino e nelle altre 2 rocaille, quindi rientro in queste perline. In questo modo inserisco nuovamente un nuovo cipollottino e rifaccio di nuovo il medesimo passaggio, quindi ripasso in queste perline. Quindi queste 2 rocaille, il cipollottino e in queste altre 2 rocaille per inserire nuovamente il cipollottino rosa. A questo punto rientro anche nel cipollottino rosa, il primo inserito. Ovviamente questi passaggi dopo vado a replicarli anche dall'altra parte. Mi sono infilata in questo cipollottino e adesso inserisco una rocaille 11-0, un cipollottino e una rocaille 11-0. Il cipollottino misura esattamente 4x3 mm ed eccolo qua, l'ho preso una tonalità gialla e rientro nel secondo cipollottino. Di nuovo questo passaggio, una rocaille, un cipollottino 4x3 e una rocaille. E rientro
nel secondo cipollottino. Di nuovo una rocaille, un cipollottino e una rocaille, e rientro nel cipollottino di partenza, cioè questo qui. Ecco qua. Questo è il risultato. Adesso ripassate nuovamente in quest'ultima sequenza per rafforzare appunto quest'ultimo giro. Ok, in questo modo. Adesso inserite 5 rocaille 11-0 e saltate il cipollottino e rientrate nella rocaille. Questa, in questo modo, vedete? Adesso ripassate nel cipollottino rosa e rifate nuovamente questo passaggio. Vi inserite nella 11, di nuovo 5 rocaille e rientrate nella 11 e nel cipollottino. Fate questo passaggio e ritorno da voi. A questo punto risbuco esattamente dalla terza rocaille dell'archetto, inserite una rocaille 11-0 e rientrate sempre nella terza rocaille dell'archetto. Stringo per bene queste tre perline. Questo è il risultato, sono ripassata all'interno di queste perline per due volte. Se notate che questi cipollottini, questi qui gialli, sono verso l'interno della lavorazione, basta entrare all'interno dell'ago del cipollottino giallo e farlo sporgere verso l'esterno, vedete, in questo modo, davvero semplicissimo, e poi andare a stringere qui in alto. Prima di andare a riprodurre questi passaggi, tutti questi passaggi anche dall'altra parte, vi consiglio di inserire all'interno di questo foro delle perle da 10 mm. Io ho queste qui in resina spaccettate, ma volendo vanno bene anche delle ovaline 11 x 8 mm, anche dei cipollottini da 11 mm o anche da 10. L'importante è che sono perfette, vedete, mettendole appunto all'interno, ovviamente i fori tutti nella medesima direzione, in modo che dopo possiamo tranquillamente inserire un chiodino e appendere la nostra pandorella. In questo modo vado a riprodurre anche dall'altra parte la lavorazione e ritorno da voi. Ed ecco qui la pandorella princessa terminata. Io l'adoro. Questo tutorial l'ho realizzato, ho iniziato a registrare questo tutorial non avendo nessuna idea in mente, quindi perlina su perlina è nato questa pandorella che io sinceramente adoro e l'ho chiamata appunto princessa, cioè principessa in spagnolo. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!